Uomini e donne, Lorenzo Riccardi si è messo nei guai. Il tronista tipico. Negli studi di Uomini e donne, il tronista Lorenzo si è messo nei guai. La popolare trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi, prepara fuochi d'artificio per gennaio. Ieri pomeriggio, infatti, c'è stata la nuova registrazione del Trono Classico. Tale registrazione è stata contrassegnata da un bel po' di colpi di scena che hanno spiazzato il pubblico. Il protagonista in questione è stato Lorenzo Riccardi, alle prese con un clamoroso rifiuto da parte delle due corteggiatrici Claudia e Giulia, profondamente deluse dal comportamento del ragazzo. Non dirmi no. Le anticipazioni ufficiali che arrivano dalla nuova registrazione di Uomini e donne, infatti, rivelano che Lorenzo Riccardi si è messo nei guai. Il ragazzo ha messo in discussione il suo percorso con Giulia e ha fatto sapere alla redazione che, pur di rivedere Claudia, era disposto a rinunciare all'esterna con l'altra ragazza. Una decisione che, ovviamente, non è piaciuta per niente a Giulia. La ragazza è stata rifiutata dal tronista, nonostante avesse ammesso di essere pronta a voltare pagina dopo la scena del bacio che c'era stato con Claudia. A quel punto, quindi, Giulia ha fatto sapere a Maria De Filippi che, in caso di scelta finale, la sua risposta sarebbe negativa e la stessa cosa ha detto anche Claudia. Insomma, un doppio rifiuto per Lorenzo Riccardi, il quale questa volta sembra essersi messo per davvero nei guai con le sue pretendenti. Altri no. Dopo che Lorenzo Riccardi si è messo nei guai, per gli altri tronisti non ci sono solo sorrisi, soprattutto per Teresa. Dopo l'eliminazione di qualche settimana fa, Andrea non si è dato per vinto e ha provato nuovamente a riconquistare il cuore della tronista, portando a termine la sua missione. Teresa, infatti, è rimasta piacevolmente sorpresa dagli atteggiamenti e dal modo di fare del ragazzo e alla fine ha scelto di raccoglierlo nuovamente in studio, tra i suoi pretendenti. Sarà lui la scelta finale della tronista napoletana? Lo scopriremo solo nel corso delle prossime settimane.